il fondo non lo riconosciamo, ma per fortuna insieme alle lie di un San Sebastiano senza frecce, che quindi sanguina, in cui c'è una compostezza classica che è disturbata dalla sofferenza, quindi solo Piero della Francesca può intendere come una figura che riproduce un Apollo, un simbolo di bellezza maschile, sia torturata dalla violenza e quindi indica il sangue che ne esce, ma poi salendo vede questo meraviglioso ritratto, questa testa, che non c'è alcun dubbio che sia di Piero della Francesca, per disegno, per concezione, per ispirazione, guardiamo come tiene socchiusa la bocca, per il motivo dei capelli ricci. Il sottosegretario al Ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, all'interno del Museo Civico di Sansepolcro, parla del San Sebastiano, affresco staccato attribuito ad un anonimo del XVI secolo che, secondo Sgarbi, è invece opera di Piero della Francesca e dei suoi stretti collaboratori. Per cui io ho accettato, pur avendola indicata come Piero della Francesca, e sicuramente è di Piero della Francesca, l'ipotesi di qualche collega che, come addirittura ad Arezzo, nella chiesa di San Francesco, nelle storie della Vera Croce, ci sia l'intervento di Giovanni da Piamonte, di Lorentino d'Arezzo, che sono suoi allievi. Ora, che qualche allievo abbia lavorato è possibile, ma è anche difficile dire per lo stato di conservazione. Però alcuni motivi, come la decorazione del perizoma, di grande raffinatezza, e soprattutto il volto, quella bocca socchiusa, quelle labbra che vediamo, ecco, sono di un disegno così assoluto che non c'è alcun dubbio che l'idea venga da un suo cartone, da un suo disegno e sia di Piero della Francesca. Il motivo della visita in Val Tiberina era quello di gettare le basi per un progetto artistico che legherà Sansepolcro a Monterchi, Citerna, Castiglion Fiorentino e Cortona. Sarà l'arte di Piero della Francesca, del Signorelli, di Bartolomeo della Gatta e di Donatello a fare da filo conduttore in questo percorso che creerà un cammino artistico suggestivo sia per le opere che ne saranno protagoniste, sia per la città e i territori coinvolti. Nell'entroterra toscano la mostra prenderà il via nella primavera del 2024.